Questo è Palazzo Pignata. Sì, c'è un palazzo storico, antico, dove hanno girato tutte qualche scena cinematografica. Diversi film in questo palazzo, è bellissimo. Adesso anticamente della famiglia Pignata, di cui appartiene mia moglie, diciamo che è Pignata, adesso è della famiglia Coppola. Qua stiamo ritornando per via Croce, dove si sta sempre un colpo di traffico, speriamo di portarla a senso unico, facendo un senso circolatorio tra via Croce e Corso Italia, che è un po' stretto. Poi prendendo le misure bene, se uno in marciapiede si riesce a fare qualcosa. Qua siamo in piazza San Rocco. Sì, pure deve essere qualificato questo. C'è un monumento ai caduti. È un po' caduto proprio in basso questo monumento, non fanno più. Sono più le strade del centro, via Colombo. Ecco, piano recupero centro storico. Noi, grazie allo SDI, penso, con l'assessore Marco Di Lella, io già ho dei punti di riferimento là in assessorato e spero di avere dei rappresentanti dei socialisti, cercheremo di qualificare il centro storico, sia con il piano colori, cercare di fare una cosa ordinata e riqualificare tutta la zona storica, pure perché vi sono dei finanziamenti, parte pubblica e privata, dove i cittadini possono sfruttare questo vantaggio che ci dà la regione e fare sì che tutte le case abbiano lo stesso stile, quasi gli stessi colori, e dare uniformità al centro storico. Lì notiamo un campanile, quella è una chiesa? Questa è la chiesa madre. La chiesa madre della città? Sì. Quanti abitanti fa Casal di Principe? Fa 20.000 abitanti, 20.500, censiti 19.895, mi sembra l'ultimo censimento. Del 2001. Però siamo più di 20.000. E quando hai cominciato a fare politica? Io in verità... Tu quanti anni hai oggi? Ad agosto ne faccio 40. 40. E quando hai iniziato a fare politica? Io da piccolo seguivo mio zio, l'avvocato Antonio Martino, ex sindaco di San Cipriano all'epoca degli anni 80, della Democrazia Cristiana. Poi c'è stato un momento cosiddetta Seconda Repubblica, momento di freno, che la politica mi faceva perdere un po' gli stimoli, perché tutti questi cambiamenti, queste cose. Poi abbiamo ricominciato con un po' con Forza Italia, poi nel 2003 sono sceso direttamente in Brasile. Comunque ho sempre seguito questi confini tra Casale e San Cipriano. Sì. Lì un braccio. E il passaggio da Forza Italia all'Udeur com'è avvenuto? È avuto un momento, momento Forza Italia, veramente ci sono state le candidature alla provincia, sì. Dove forzato un po' dall'onorevole Cosentino a poter candidarmi con una costola di Forza Italia, che era il Partito Socialista, sì. Vedendo che stava perdendo troppo consenso e rendendosi conto che io ero un po' più seguito qui a Casal di Principe, mi fece candidare con il nuovo PSI. Ah, quindi pure... da Forza Italia poi c'è stato il passaggio al nuovo PSI. Ma è stato un passaggio, voglio dire, pure perché era amico a Stefano Caldoro, perché andavo a chiedere cose per la pubblica istruzione e diventai pure amico al ministro Caldoro, non so, cioè, ognuno che uno frequenta, certo. Poi... Certo. L'ex ministro Stefano Caldoro. Stefano Caldoro. E mi fecero candidare alla provincia, dove sono stati prima degli eletti, dove ero fatto il consigliere provinciale. Poi successero delle diatribe qua in comune, degli attacchi personali, politici, senza difesa di nessuno. Il presidente De Francisis con Nicola Ferrara mi dava una possibilità di esprimere progetti nel mio territorio, di essere più, perché io lavoro per il mio territorio, pur essendo sempre democratico cristiano, accettai di entrare nell'Udeur, perché poi l'unico partito che è vicino alla famiglia, vicino ai problemi della gente, effettivamente oggi nel centro-sinistra è l'Udeur, pure perché sta vicino alla chiesa, vicino
vicino a tutti, alla famiglia, difende questa questione dei, dei parks che adesso vengono chiamati Dico, voglio dire, è la vecchia origine democristiana di cui noi siamo sempre stati come famiglia e come, voglio dire, però alla fine non cambia niente. Quindi alla fine ti sei ritrovato un po' a casa, diciamo, nella casa madre. Mi sono sempre ritenuto un democratico cristiano, mai un fascista, voglio dire, perché poi al 100%. Cioè, no, non è una questione di 100%. Come in Forza Italia ci stanno tanti democratici cristiani, socialisti, cioè un miscuglio di un agglomerato di persone che si sono messe là e fanno politica, c'è anche qualche comunista, no? Sempre, come si chiama? Portavoce Bondi, ex comunista, ex comunista, sì. Voglio dire. Un comunista pentito. Voglio dire, non è. Poi il nostro stesso Mario Cosentino è stato con i DS, con lo Sti, con. Qua siamo in Piazza San Nicola, dove è stato ucciso il padre di Beppe Diana. Ah, questa è la piazza dove è stato ucciso Don Peppe Diana. Proprio in questa chiesa. Questa era la sua chiesa, la sua parrocchia. Però fu istituita da Don Raffaele Schiavone, infatti la piazza si chiama Don Raffaele Schiavone, dove io ho fatto il chierichetto da piccolo, è stato il mio, ho preso la prima comunione qua, quindi sono radicato anche in questa zona perché da piccolo abitavo nei pressi. E in più diciamo, adesso ho raggiunto un accordo con il parroco, sì, con Franco Picone, che siccome questo territorio, questo spazio è di proprietà della chiesa, comunque andiamo a riqualificato con i fondi FAS della provincia, dove faremo una piazza che possa essere più agibile per i giovani, per i cittadini di questa zona. In più faremo questa strada con di lampioncini, portandola come un centro, come rete urbano. Come rete urbano, voglio dire, faremo questa strada adiacente alla chiesa per rendere più facile e accessibile per i cattolici cristiani che vanno in chiesa. Siamo sulla strada del cimitero, questa è una costruzione abusiva? No, questa no, questa è una costruzione vecchia. E perché restano così? Perché il proprietario da me c'è troppi soldi, perché non abita più qua. E quindi restano così? Un po' così. Purtroppo parecchi emigrano fuori, dobbiamo evitare questa emigrazione dei nostri cittadini a Caserta o all'Aversa, perché pensiamo che da noi c'è più spazio e si potrebbe vivere ancora meglio che nelle città, diciamo. Questo è il cimitero, un luogo. Alla fine noi abbiamo costruzioni così, ma comunque non sono dei palazzi, non sono alla fine a scopo di lucro, voglio dire. Sono per necessità, diciamo, sì, così. Perché è mancato il piano regolatore. Qua anche è pieno di rifiuti. Qua è pieno di rifiuti. Metà qua carreggiata è occupata dall'immondizia. Dall'immondizia, qua verrà costruito, ampliato il cimitero. Verranno fatte. Qua siamo proprio davanti al cimitero. Che comunque verrà ampliato con un certo finanziamento che è stato già a giorni, il commissario, giorni fa il commissario l'ha firmato. Benedetto Croce. Sì, sì. Croce. Ecco, questo è un altro un po' di manifesto selvaggio mischiato di immondizie, poi praticamente. C'è un po' di tutto. Davanti ad una scuola, poi. Quindi non è che si dà un buon esempio, diciamo, ai ragazzi. E quindi diceva? C'è la porta della regione, della provincia, del governo centrale, c'ho la conoscenza del territorio. Sicuramente mi impegnerò per loro come ho fatto fino adesso, sono radicato sul territorio, conosco tutti i problemi, quasi casa per casa, non è, voglio dire, sono uno che pratico, non mi piacciono fare filosofia delle cose, sono diretto, quando la cosa la faccio, me la metto in testa, la faccio, non mi fermo davanti a nessun ostacolo, quindi voglio dire, questi sono i motivi principali. Poi c'è una buona squadra, sicuro è una squadra stabile perché tutti loro stanno combattendo per me, perché noi andiamo sul comune, non tutti, e tutti quanti sanno che non possono eletti né consigliere né assessore, ma lo stanno facendo per uno stile di paese. Diversamente dagli avversari c'è un accumulo di persone che fino ad oggi si sono firmatari contro, tipo ANUDC che ha firmato contro
il governo precedente adesso si sono messi assieme solo perché unendosi potrebbero battere la persona Sebastiano in persona, fisica, cioè per battere politicamente Sebastiano Persano. Ma in effetti tra di loro non corre né buon sangue né hanno le stesse idee progettuali per Casal di Vinci. Chi pensa una cosa e chi ne pensa un'altra. Voglio dire, questa è la differenza, che noi possiamo garantire stabilità alla nostra città, invece dall'altro campo di stabilità non ce n'è proprio niente. Ne hanno dato dimostrazioni per decenni, per un decennio e mezzo. Invece noi può anche succedere il contrario, ma per adesso lo spirito è quello giusto, è quello di fare bene e fare bene per noi stessi e per i cittadini di Casal di Vinci. Per quanto riguarda la zona PIP, che ti sta molto a cuore? Sì, mi sta molto a cuore perché penso che sia il vero volano dello sviluppo per il paese, quando noi abbiamo molte attività sia commerciali che artigianali e che piccole industrie che possono fare bene e fare in modo che si faccia un buon lavoro, creare una filiera bufalina per il nostro territorio, per creare più commercializzazione e non solo consumismo, produrre per esportare, perché quando si produce si guadagna. Se si pensa solo al consumismo, diciamo, poi le casse vengono a essere seccate. Invece producendo si crea lavoro, si creano fondi, si creano persone che fanno e fare in modo che industrie, cioè imprenditori fuori paese possono venire ad investire nel nostro territorio. Pure perché noi qua vicino abbiamo l'aeroporto di Grazianese, in pratica a pochi chilometri, dove io ho fatto entrare nell'accordo di programma in provincia con Bassolino anche Casal di Vinci, perché prima non c'era. Questo è il famoso centro commerciale, che penso che era una cosa ottima da fare nel 2003, quando non era ancora nato il Laoshan, né l'Iperfamily, né l'Ipercop e né il Medi che si è ingrandito. Adesso sarà una cosa a scatola. Cioè qui deve essere costruito un centro commerciale. Sì, il famoso centro commerciale, che non stanno ancora in regola. Per questo era in programma prima dell'Ipercop di Teverola. Sì. Di tutti i centri commerciali nati nella zona. E qua dietro doveva venire la... E adesso cosa ci verrà? Verrà ancora questo centro commerciale? Non si sa ancora, perché ci stanno ancora dei problemi burocratici. Comunque nel frattempo gli avversari hanno messo queste quattro lamiere per cercare di attirare consensi elettorali, speculazione elettorale, voglio dire. Io non ho fatto. Cioè, consenso elettorale nel senso che si fa credere che ci sia qualche speranza di posto di lavoro. Posto di lavoro, eccetera, che poi alla fine sarebbero 40-50 in tutto, perché i negozi, chi lo fitta, se si fa fitta per sé. Quindi, già porta i suoi, praticamente, già porta i suoi dipendenti. E sarebbe solo per la distribuzione degli alimentari. La distribuzione degli alimentari, studio e fattibilità fatto, sono 50 persone, per cui si farà una selezione. Spero corretta, se sarò io eletto a sindaco, cioè voglio dire, io farò in modo che la zona PIP entrerà in questa zona, pure perché questa sarebbe la futura zona PIP, insomma, secondo le mie intenzioni. Qua siamo tra Casal di Principe e Santa Maria la Fossa. Santa Maria la Fossa, sì. In questa zona, perché voglio dire, sta vicino al con un depuratore possiamo su fare. Su che area si estende questa zona? Quante 100.000 metri quadrati. Sì, che prima erano state assegnate dove c'è il centro commerciale. Adesso penso di spostarlo un po' più lontano dal paese per non creare disagi cittadini. E poi è a un chilometro, neanche a un chilometro dall'autostrada. Dall'uscita della superstrada. E quindi possono fare tutte le attività, creare proprio un centro, voglio dire, di piccole industrie, per creare lavoro, il vero lavoro. Allora, in conclusione, perché gli abitanti di Casal di Principe, non chiamiamoli più casalesi, come lei ha detto prima? No. Perché dovrebbero votare Sebastiano Ferraro? Qualche buon motivo, sintetico. Prima di tutto perché faccio parte di una filiera politica dove gli altri non ne fanno parte. Già ho acquisito delle esperienze sia in provincia che in regione e anche al ministero, perché io personalmente verso giornate intere a creare contatti e quindi
e informazione dove fare richieste di finanziamento e farmelo approvare con tutti i partiti del centro-sinistra. C'è un ottimo approccio in provincia, vengo rispettato come consigliere provinciale del mio territorio, faccio sì che progettazioni e soldi in bilancio vengano messi per la mia zona, quindi continuare questa filiera dove, diciamo, c'è più disponibilità verso gli enti superiori a farci arrivare dei finanziamenti per il nostro territorio. Poi perché sono uno della gente, uno che cresce e vive in mezzo alla gente, penso che ne abbia dato dimostrazione anche casualmente adesso fermandoci per strada, voglio dire, tutti mi conoscono, perché sto dalla mattina alla sera, quando non vado in regione, in provincia, a fare, sto con loro, passo il maggior tempo. Ho vissuto la mia vita nelle scuole, quindi mi conoscono dai più piccoli ai più grandi, sia come colleghi scolastici, come alunni, chi abbiamo avuto come alunni, chi come amici.